proclamano lo stato di agitazione della categoria e promettono forme di protesta ancor più clamorose, come l'abbandono dell'autostrada e il passaggio lungo la viabilità ordinaria, con rischi evidenti per la sicurezza e la salute di operatori e cittadini se non verranno riconosciute le loro buone ragioni di fronte ad aumenti del 12,89% dei pedaggi sulla 24 e A25. Ad annunciarlo, al termine di un vertice svoltosi a Pescara, le principali sigle dell'autotrasporto abruzzese, che chiedono al governo e alla società di gestione un pacchetto di agevolazioni e di interventi per la messa in sicurezza delle autostrade da e per Roma. Quattro cuccioli di cane di circa un mese sono stati trovati questa mattina da una pattuglia della sottosezione di Vasto della Polizia Stradale lungo la 14 all'altezza di Vasto, vicino alla rete di recinzione. L'attenzione dei poliziotti è stata attirata da due buste di stoffa dalle quali si notava un movimento. Una volta prelevati, i quattro cuccioli sono stati portati in caserma, dove sono stati nutriti con latte e biscotti dei poliziotti. Quindi sono stati sottoposti a vista da un veterinario della Croce Azzurra ed affidati al gruppo della Protezione Civile di Vasto, in attesa che vengano affidati all'Associazione di Volontariato Amici di Zampa di Vasto. È salito sul podio e si è qualificato per il campionato italiano assoluto ad Ostia il 27 e 28 gennaio, e riconunziato judoka del Pala Winter Team di Avezzano, ha ottenuto un secondo posto che gli ha consentito la qualificazione nonostante un infortunio a pochi giorni dalla gara. È stata una gara impegnativa, ha dichiarato, considerato lo stiramento subito a 4 giorni dalla competizione. Il dottor Antonio Alfidi, vicepresidente dell'Associazione Italiana Agropuntori, lo ha recuperato in 3 giorni e il judoka si è presentato nella caserma Gelsomini di Roma, dove si sono svolte le gare, e è arrivato in semifinale vincendola al Golden Score, guadagnando la finale. Agli assoluti accedono i primi tre, ha poi dichiarato: la finale ho preferito saltarla per evitare di peggiorare la mia situazione fisica, visto che avevo già la squalifica.